tutti ragazzi, qui Sauron 89, ben ritrovati sul mio canale. Un Sauron senza barba oggi. E più che altro, voi avete apprezzato molto la mia felpa PS3, molti commenti positivi verso la mia felpa, allora mi sono detto, vabbè, la terrò magari per qualche altra occasione. Adesso sfoggiamo quest'altro mio capo d'abbigliamento, ovvero la maglietta, signori, anche se non è che faccia proprio così caldo, però chi se ne frega, maglietta mezze maniche, PS3, signori, rosa, madonna. Allora, signori, comunque, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui per il terzo episodio della UEFA Champions League Super S 2013, ovviamente PS3. E quindi andiamo a farci subito la formazione, tutta la roba varia che facciamo di solito. Andiamo a fare la partita, scendiamo in campo. Andiamo a fare la partita, come vedete. Sono di nuovo in alto, a sinistra questa volta, non mi sbaglio. Allora, andiamo a farci questa bella partita. Terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Malaga-Braga, forse la partita più difficile del girone. Come vedete, mi vedete cuffiato, così non si sente l'audio di gioco anche nell'audio della voce. Stiamo belli tranquilli, andiamo a fare la partita. Andiamo a vedere per prima cosa la formazione. Speriamo che questa volta il Giulione, la bestia, ci sia. Speriamo. Allora, è andato? No, di nuovo, ma non ci credo. Ma porca Valero, e porca Valero, signore, come cavolo si fa? Focca miseria. Tra l'altro sta male anche Santa Cruz. Poi dici che non devo dire, ma focca miseria. Signori, siamo, devo dire, costretti a mettere Olinga, il famoso bidoncello del primo episodio. Purtroppo, signori. Allora, Olinga, non ci sta nessun altro. Sta giù a me. Che cacchio. Signori, sarà abbastanza difficile come partita, devo dire. Allora, andiamo a finire. Isco non c'è, ci sarà Portillo. Signori, stiamo proprio messi male. Vabbè, giocherà Portillo, non ci sarà Tulalan, ci sarà Eliseo, ma che meno male, buono, può andare. Vediamo, Monreal, no, non ci sarà Monreal, che brutta cosa. Addirittura la cosa più brutta è che ci sarà Onyevo. Quindi Sergio Sanchez, può fare solo il destro. Jesus Gomez, no. Signori, stiamo proprio inguaiati. Questo può fare, Duda, ok, allora giocherà Duda terzino. Allora andiamo a aggiustare un po' la panchina. Allora mettiamo, togliamo questo Santa Cruz, vabbè, mettiamo Giulio Paul, il polpo Paul, vabbè, il portiere qui non ci interessa. Andiamo a mettere quest'altro, vediamo al posto di chi lo possiamo mettere. Togliamo Iturra, Isco lo mettiamo comunque in panchina. Signori, dobbiamo andare così, squadra appena appena rimaneggiata, ma ce la dobbiamo fare, signori, dai, che la forza della Champions League sia con noi. Andiamo, eccolo lì, la bestia. Ancora su tre partite sempre male, ma io non ci credo, ma porca miseria, ma porca Valero. Malaga Sporting di Braga. No, signori, non è possibile, non è proprio possibile. Addirittura a me Santa Cruz stava bene le altre partite. Vabbè, ci arrangeremo con Olinga. Siamo pronti a vivere le emozioni di questa partita. Olinga. Un saluto da Piero Gibardo, da Luca Parcheggiani. Entrano gli amiconi in campo. Mamma mia, la Champions League, signore. Che emozione, meravigliao.
ti sei detto, come al solito non manca mai, anche negli altri due video il mio acuto c'è sempre. De Michelis, Camini, mamma mia, attenzione che sta per arrivare anche ogni VU, signori, purtroppo ci sarà anche lui, eccolo, il Chiangone nato, Chiangone che diciamo a Bari, Chiangone significa il sasso, un sasso grande, quindi un bel peso, devo dire. Ok, vabbè, come al solito, andiamo avanti quando ci sono le formazioni, tanto chi se ne frega, già lo conosciamo. Ah, ok. Olinga, signori, Olinga vuole fare la differenza. Si parte. Speriamo di non finire 1-0, anzi, capace che con la squadra che ci ritroviamo oggi è pure una grande cosa fare l'1-0. Portillo, grande recupero. Saviola. Attenzione, Saviola ci prova da fuori. Oh! Kim. Sembrava un tiro buono. Mi sono appena eccitato, signore. Alan. Baiano. Alan Carter. Ugo Viana, signori, mamma mia. Attenzione, Baiano, va via. Attenzione, si rischia, signore, tanto. Ah, però è nostra, è meglio così. Lo so, lo stadio La Rosaleda. Non proprio simpatico agli amici del Milan. Attenzione, Olinga. Però Joaquin, prova il tiro. Ma porca valero. Signori, un giorno però dobbiamo fare, quando finisce la Champions, fare un'amichevole online. Prenderò la Fiorentina per porca valero. Lo voglio in campo. Ormai è diventato il nostro punto di riferimento. Portillo. Custodio. Oh, attenzione, Olinga vuole recuperare. Non ce la fa. Ugo Viana. Oh mamma mia. Si vede. Ah, attenzione, Carlao meravigliao. Il palo. Mamma mia, signori, meno male che non vogliamo subire ancora il primo gol. Attenzione, Portillo. Bello il lancio per Joaquin. Olinga. Attenzione, grande Olinga. Mamma mia, Olinga. Eliseo, fa salire Duda. Attenzione, Eliseo ancora. E che cavolo. Attenzione, Olinga. È buono per Joaquin. La finta di Joaquin. Joaquin, va via. Attenzione al centro. No, attenzione Olinga, non si propone nessuno, vede Eliseo, che cacchio fa Eliseo, attenzione a Elder Barbosa, attenzione a Carlao, meravigliao, Jesus Gamez va a chiudere su Michele, bravo Jesus, sei sempre un grande. Camacho, Joaquin, Portillo, Olinga, attenzione Olinga, che si sta rivelando, meno male che sta almeno lui con la freccetta rossa. Duda, anzi no, Eliseo, dice sono scatenato oggi. Saviola, ancora, che cacchio era quello. Eliseo, veramente scatenato per Portillo. 1-0 e andiamo. Cioè, come potete notare, do il meglio di me. Voi non mi avete mai visto mentre gioco ai giochi di calcio. Do il meglio di me quando gioco ai giochi di calcio, veramente. Eh sì, signori, mamma mia, che cosa ha combinato Eliseo. L'aveva detto che era scatenato, poi qualche passaggio al centro, Portillo mette dentro alla faccia di chi gli vuole male, che ha detto era meglio Isco che stava male. Carlao, meravigliao. Attenzione a Michele, Custodio. 1-0, signori, questo è il nostro risultato bestia nera, 1-0 e basta.
ma attenzione che questi sono più forti, quindi potrebbero anche farci un dispetto. Carlao, Camini, suo grande intervento, Eliseu, veramente che sta in forma Eliseu. Attenzione, prova a partire con Portillo, la palla è per Saviola, attenzione a Saviola, la finta di Saviola, no, che schifo di passaggio, madonna mia. Attenzione a Ugo Viana, il metronomo dello Sporting Braga. Elder Barbosa, attenzione, Jesus Gamez lo chiude, attenzione Mikel, Joaquin, Portillo, attenzione, la perde, attenzione, attenzione Joaquin, addirittura in difesa, sei un grande. Il lancio lungo per Olinga, no, fuori gioco. Signori, proprio una grande occasione per Olinga, purtroppo l'arbitro ha voluto fischiare il fuorigioco, perché fossero anche nella realtà fiscali e precisi come sono qui, la Juventus non avrebbe vinto a Catania probabilmente. Il lancio per Olinga, ah, l'uscita di Quim, hanno detto Olinga oggi non segnerà, anche se perdiamo non faremo segnare Olinga, peccato. Un bravo ragazzo Olinga, scatto bruciante, Saviola appoggia dietro a Duda, Elisei, ancora Saviola, ancora lui, vediamo ancora Saviola, Olinga, oh! Grande finta di Olinga, però poi se ne va addosso all'avversario. Ugo Viana, ste maglie che si confondono col campo, verdi, attenzione a Ismaili, attenzione su Sgamez, però calcio di punizione, giusto, non sto dicendo niente. Joaquin, Ismaili, attenzione, oh, è buono al centro, Camini, cosa ha salvato Camini, signori, mamma mia, grande Camini, da rivedere, Camini, come l'abbiamo soprannominato, Gatto Camini, attenzione, poi Saviola, attenzione, oh mamma mia, Carlao non è riuscito nel tap-in, meno male. Eliseu, cioè, sto potentissimo oggi. Olinga, ancora per Saviola, Saviola, Olinga, ancora Portillo, apre per Joaquin, attenzione a Joaquin, no, ma dai, cioè signori, la seconda finta non la volevo fare, ho sbagliato, dovevo passare al centro a quello, e è andata a fare quella cacchio, dico, De Michelis di potenza, grande De Michelis. Eliseu, Duda, palla per Saviola, finisce qui il primo tempo, signori, sempre 1-0. Io da quanto ho visto nel girone, perché anche tutte le altre partite, tutte 1-0, quindi lo chiameranno girone 1-0. Strano proprio. Poi bisogna vedere l'altra partita che successe. Fanno 1-0, me ne vado, sicuro. Iniziamo il secondo tempo. Comunque, signori, una volta che finiamo la Champions, se la vinciamo o non la vinciamo, perché poi incontreremo squadre un po' più forti, potremo anche provare a fare la Coppa Santander Libertadores, magari con qualche squadretta, non si sa mai, magari col Flamengo di Adriano. È vero che qua è una cosa schifosa, signor, cioè l'unica cosa che di questo PES non mi piace, l'aggiornamento, non hanno aggiornato, non hanno fatto i trasferimenti delle squadre della Coppa Santander Libertadores. Per esempio il Flamengo, se andate nel campionato brasiliano è aggiornato, se andate nella Santander Libertadores non è aggiornato, cosa che non mi sembra normale, cioè ci sono le squadre, perché non le aggiornate? Stranissimo, vabbè. E quindi signore, purtroppo prendiamo il Flamengo di Adriano, purtroppo non lo possiamo prendere, vedremo qualche altra squadretta, magari il famoso Chivas di cui vi ho parlato. Attenzione, Mikel, Ismaili al centro, Carlao, il pareggio, c'è il pareggio di Carlao, l'abbiamo preso tanto alla Coglionao e Carlao ce l'ha infilato. Purtroppo sì, signori, l'avevo detto io, prenderemo il primo gol proprio contro di questi, che sono quelli migliori. Peccato, signore, dai, colpa di un EV. Olinga, Portillo,
Duda, Portillo, Olinga, Olinga, Saviola, attenzione, buono per Duda, attenzione, cross stop, era buona per Joaquin, Onyevu, attenzione, uscita goffa di Onyevu, attenzione ancora, Onyevu però recupera qui, bravo, Joaquin, attenzione, era buona, peccato, Michel, attenzione, Onyevu però c'è, e ferma l'azione, Eliseo, no, che accidenti di passaggio, ma porca valera, attenzione, Baiano, attenzione che lo Sporting Braga ha detto noi non ci accontentiamo, Kameni che fa queste uscite che non capisco, dice noi non ci accontentiamo dei pareggi, attenzione Onyevu esce bene, Michel, attenzione a Michel, Portillo, attenzione Carlao, mamma mia, signori sto Carlao sta rompendo Maronao. Camini, va rinvio, dice speriamo bene, speriamo in Olinga e su Sgames, Joaquin, Olinga, bello l'appoggio per Portillo, troppo lungo, troppo lungo, attenzione Onyevu, la lentezza di Onyevu, meno male che si è rialzato da terra Eliseo, Portillo, è buona la palla di Portillo, attenzione Olinga, peccato, sempre anticipato Olinga, attenzione qui al triangolo Barbosa sulla fascia, attenzione Camacho, mette giù Barbosa, attenzione perché questi sono pericolosi, va Barbosa, attenzione, cede Michelis, Eliseo, ancora Saviola, ancora Eder, attenzione, attenzione a Carlao, può ripartire in contropiede, attenzione lancio per Olinga, dai Olinga, dai, mannaccia la miseria, Portillo, Eder Barbosa, attenzione, no, attenzione De Michelis, esce De Michelis e poi si guadagna anche un fallo laterale, bravo De Michelis, bravo. E su Sgames per Joaquin, addirittura dietro ad aiutare, bravo Joaquin, questo è lo spirito che voglio, Ruben Michael, attenzione signori dobbiamo cambiare, se no qui uscirà Portillo, Perisco, uscirà Olinga, sì, oppure dai lasciamolo Olinga, sì, togliamo Joaquin, entrerà Fernandez per Joaquin, attenzione Barbosa, Portillo si gira bene, Eliseo vede Saviola, poggia lì indietro per Duda, Duda prova a partire, attenzione, peccato, il lancio era buono ma c'era nessuno, attenzione il tacco grande De Michelis, grande Camacho, prova a partire lui, Portillo, no Portillo ogni volta, Eliseu sono una putenza, dice Eliseu, oggi sono una potenza, Eliseu, Eliseu ancora sbaglia, però questa volta pecca di protagonismo, Duda, attenzione qui serie di errori, può ripartire il Malaga, Olinga, attenzione va via Olinga, peccato, attenzione a Saviola, non riesce a recuperare, dai ragazzi dai, Eliseo addirittura dall'attacco è arrivato in difesa per difendere, devastante, Joaquin dice vado a chiudere io, tanto ora devo uscire, e infatti uscirà
direi che possiamo. Ovesmo fa. Allora, Giulio Battista entrerà al posto di Olinga. Oh, attenzione, su Sgamez a vuoto. Fernandez però riesce ad uscire bene, attenzione. Eliseo, buono per Saviola. Prova a salire lui. Sale Saviola, attenzione. Ci vuole qualcuno a supportarlo. Olinga per Fernandez. Ma che cacchio di tiro! Ma porca valena! Fernandez, signori, Fernandez si è mangiato il gol del 2-1. Duda, attenzione! No! Duda, cosa si è mangiato Duda, signori? Questi giocatori devono mangiare prima di giocare, se no si mangiano i gol. Allora, Elder Barbosa, dobbiamo subito rubare palla per cercare di non rischiare. Attenzione, Duda c'è, cioè me la vedo io. Attenzione, se la vede male però. Duda, ancora a lui, 3 minuti di recupero. Saviola, ancora Saviola, vede Isco. Attenzione Isco, attenzione, fallaccio su Isco, infatti è calcio di punizione. Isco devastato, signori, addirittura si è fatto male. Mado, speriamo di no, non l'avessi messo a finta e poi scrafalciato a terra. Ah, si rialza, meno male. Eliseo, no Eliseo, Isco. No, Eliseo, va. Eliseo. Al centro. Attenzione, calcio d'angolo, signori. Ci dobbiamo provare. No, no, mettiamo un sinistro, da. Mettiamo proprio Eliseo, da. Che sta giocando bene. Che dice che lui è una potenza. Oh. C'è Giulio Battista al centro. Attenzione, proprio per lui. Non va. Riparte Barbosa, signori, finisce qui questa terza giornata, Malaga-Braga 1-1. Quindi andremo a vedere adesso la classifica, come si va a mettere. Diciamo molto alla pari la partita, quindi giusto il pareggio. Portillo 7, signori. Olinga, beh, ha preso il suo 6,5, è stato bravo, no? Però con la freccia rossa meno un goccio doveva fare. Oh, il Celtic 1-0. Cioè, è proprio, se non eravamo noi a sbloccare questo 1-0. Sempre 1-0. Vediamo la classifica, signori. Malaga sempre in testa a 7 punti, con 3 gol fatti, 1 subito. Celtic 6 punti, Braga 4, Losc Lille 0. La prossima mi sa che sarà di nuovo con lo Sporting Braga, perché la prima l'ultima dell'andata è la prima del ritorno, allora, di solito è così. Vediamo se ho ragione. E infatti Braga-Malaga, signori, allora, ma questi stanno tutti forti, vabbè. Allora signori, finita questa giornata, ci rimandiamo al prossimo episodio della Champions League, prossima giornata, quarta giornata, Braga-Malaga. Al prossimo video, ciao raga.